This house is full of stale air and the stench of kerosene. Signor Antonio, ci vuole raccontare la sua esperienza di giocatore patologico? Io sono un giocatore da sempre, nel senso che comunque il gioco ha sempre fatto parte, diciamo, della mia vita, nel senso che ero già predisposto a questo tipo di patologia. Anche se comunque, voglio dire, nel corso della mia esperienza ho incontrato tanta gente che comunque non aveva mai giocato e comunque si è ritrovata praticamente ad avere questo tipo di problema. Io inizio a giocare in maniera molto assidua, diciamo, dal 2006 in poi, da quando, diciamo, vengo a contatto con il gioco online, diciamo, vengo a conoscenza della possibilità di poter giocare online. Perché? Perché mentre, diciamo, il gioco live bisogna comunque organizzarsi, bisogna avere la disponibilità anche delle persone per organizzare, diciamo, la cosiddetta partita, il gioco online è sempre lì, pronto, nel senso che uno basta accendere il computer, basta collegarsi al sito ed può giocare praticamente 24 ore su 24. Questo ci fa intuire che lei è un gioco particolare a cui era, da cui era dipendente. Sì, il Tech Soldem praticamente, si chiama proprio così, ed è un poker texano. Dalle 3 ore, 4 ore al giorno che ho iniziato a giocare, sono arrivato a giocare anche 12, 13, 14 ore al giorno. Quanto ha influito questo sulla sua vita personale, familiare ed economica? È stato un susseguirsi di problemi, sia dal punto di vista familiare, sia dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo, perché questo mi portava praticamente a trascurare famiglia, a trascurare lavoro, a trascurare amici, a trascurare rapporti, nel senso che io ero arrivato esclusivamente ad avere un rapporto con il mio computer, nel senso che non avevo più rapporti con i miei figli, non avevo più rapporto con mia moglie, non lavoravo più. E dal punto di vista economico lo lascio immaginare, nel senso che io, il giocatore non vince mai, il più bravo giocatore di questo mondo non vince mai se è giocatore. Ha stimato quanto, che somma le è costato questa disavventura? Guardi, io penso, diciamo, tra i debiti che mi sono creato e quello che mi sono giocato di mio, penso che sfiori il mezzo milione di euro. Questo, voglio dire, non è poi così importante, perché poi alla fine i soldi, come si sono persi, si possono anche rifare, nel senso, l'importante è poi stare bene, no? Però quello che è stato deleterio, nel senso, nella mia vita, è stato proprio il fatto di aver rotto comunque tutti i rapporti interpersonali che avevo con le persone, perché io ero una persona comunque abbastanza solare, una persona comunque che aveva un'attività molto fiorente sul territorio. Diciamo che dopo l'ennesimo, io ho fatto tanti tentativi di terapia esterne, ho fatto terapie tramite un consultorio, ho fatto della terapia privata, ho fatto terapia al CERT, che sono stati tutti validi, però per il momento in cui ti rimettono praticamente poi in piedi e ti rimettono poi nel mondo del lavoro, e quindi a gestire poi del denaro, comunque ad avere una certa libertà, sono inefficaci, perché comunque la ricaduta è sicura. E quindi praticamente la mia volontà di entrare in comunità. Mi sono imposto praticamente, ci siamo imposti, perché in questa avventura c'è stata sempre mia moglie a fianco, perché senza di lei non sarei riuscito, diciamo, a superare e ad affrontare questa avventura, questa esperienza più che avventura. Ho fatto un programma non molto lungo, però molto intenso in comunità. È stato un programma di 6 mesi, essendo comunque padre di 4 figli. Io sono entrato in comunità che non riuscivo a parlare dalla depressione, dal mio stato proprio psicologico, non riuscivo a parlare. Sono entrato che ero quasi 110-115 kg. Perché avevo passato i 4-5 mesi antecedenti all'entrata a letto, quindi diciamo che non mi riconoscevo. L'esperienza comunitaria è stata per me un'esperienza decisiva, perché è l'unica strada per poter uscire da questo tipo di problema, perché comunque ci sono, se non si è affiancati, se non si è
diciamo, se non si è tolti, diciamo, da quell'ambiente, non si riesce praticamente a ritornare lucido, perché poi la grande, voglio dire, il fatto, come si fa a uscire dal problema? Cioè, bisogna ritornare lucidi per poter capire gli errori, per poter capire comunque il fatto di non, perché se non si ritorna lucidi per un periodo, che possono essere 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, però l'importante è che uno ritorni lucido. Ha conosciuto altre persone con la sua stessa problematica? Ne ho conosciute alcune in comunità, ne conosco tante fuori. Oggi riconosco come, diciamo, giocatori patologici, come giocatori che hanno, come persone che hanno un problema. Loro non si riconoscono, logicamente, perché tu ti riconosci avere un problema quando arrivi a un punto di non ritorno, nel senso che fino a quando tu hai delle risorse economiche, delle risorse anche dal punto di vista lavorativo, che uno non si riconosce che ha questo tipo di problema. E quindi va avanti, va avanti, va avanti, ed è difficile anche convincere, oppure allarmarlo che ha questo tipo di problema. È successo a me, quindi voglio dire, io lo parlo per esperienza. Io prima voglio dire, prima di arrivare ad accettare che avevo questo tipo di problema, qualcuno mi aveva allarmato, molti anzi. Però non l'ho mai riconosciuto, io fino alla fine non riconoscevo di avere questo tipo di problema. Secondo lei la causa fondamentale di questa piaga ormai sociale è soggettiva o oggettiva? Visto che tra l'altro è anche trasversale, comprende ed implica validi professionisti o anche gente sbandata senza lavoro e quindi già di per sé nella povertà. Allora, secondo me colpisce sicuramente molti professionisti, molta gente che comunque di sé sta bene, quindi soprattutto il professionista. E secondo me è una questione oggettiva sicuramente, perché comunque oggi come oggi, con tutto, voglio dire, i media, non, oggi basta accendere qualsiasi tipo di media, radio, televisione, non si parla altro che di questo, voglio dire. Non è che si parla del problema, si fa pubblicità a questo tipo di attività, quindi basta accendere la televisione, voglio dire, si pubblicizzano siti per scommesse, per poker online, cioè, è martellante, è martellante, quindi voglio dire. E qua secondo lei la natura del problema? Sì, sicuramente. Senta, oggi lei come si sente e qual è stato l'importanza della comunità a cui si è rivolto, che l'ha ospitata? Oggi mi sento bene, anche se fisicamente ancora non penso di aver, diciamo, recuperato tutto per ovvi motivi, anche per i problemi dovuti praticamente all'utilizzo della cocaina, e quindi mi aiuto, diciamo, da una terapia farmacologica. E la comunità mi ha ridato prospettive di vita, ha ridato un padre ai miei figli, ha ridato un marito a mia moglie, la comunità mi ha ridato tutto, perché comunque la comunità, oltre a curare e, diciamo, a lavorare sulle mie dipendenze, ha lavorato soprattutto sulla persona. Mi ha fatto capire che cosa significa essere uomo, perché ci sono tante, diciamo, ci sono tante persone, ci sono tanti maschi, no? E pochi uomini. La comunità mi ha fatto capire che cosa significa oggi essere un uomo. Da questo dobbiamo trarre un messaggio da trasmettere anche nostro tramite, agli altri. Difficile mandare un messaggio. Sicuramente le istituzioni non fanno niente per aiutare questa cosa, anzi, alimentano. Il messaggio è quello comunque di, cioè, il gioco non porta a niente, non si vince, nel senso che l'unica battaglia che uno può vincere è quella comunque di non giocare più. Oggi come oggi si gioca perché sono persi tanti valori che prima forse erano più sentiti. Molta superficialità nei rapporti, un messaggio forte che è quello di pensare bene comunque a quello che si può vincere giocando e a quello che si può perdere invece. Quello che si può perdere è la vita. Un'ultima domanda, oggi riesce tranquillamente ad accendere il computer ed essere padrone della situazione, dei suoi comportamenti oppure no?
Allora, è stata una concessione da parte di, diciamo, di chi mi sta a fianco graduale, anche per necessità lavorativa. Però io ho messo nelle condizioni chi mi sta a fianco di potermi controllare, nonostante le concessioni. Quindi non sto al computer da solo. Abbiamo posizionato il computer in una zona della casa visibile a tutti. Abbiamo comunque stabilito alcune regole, diciamo, basilari, che quelle praticamente di non gestire praticamente il denaro, di gestire le carte, comunque di dare la possibilità a chi mi sta a fianco di controllare gli estratti conti delle carte, perché poi alla fine non mi sento di dire domani se. Quando riuscirò ad ottenere poi, perché poi alla fine il Ma periodo. oggi c'è già una grande vittoria da festeggiare. Oggi sì, sicuramente. Sì. I giocatori vivono giorno per giorno, no? Ogni fine giornata, ogni giorno che superano, diciamo, per loro è una grande vittoria, senza aver giocato. E quindi ci piace, diciamo, andare avanti, ci piace comunque non gridare mai vittoria, perché poi la ricaduta è sempre lì, sempre all'agguato. Grazie, buona vita. Grazie, grazie. Temptation is my guardian, I never will be.